Quando negli anni della pandemia si faceva riferimento agli effetti a lungo termine della catastrofe Covid, si pensava anche a quanti avrebbero colto l'occasione delle difficili condizioni di lavoro imposte da quello stato di cose e di incentivazioni del tipo quota 100 per raggiungere anzitempo la pensione. Considerando inoltre l'inverno demografico cosiddetto vissuto nell'ultimo ventennio, il quadro che ne emerge a livello statistico in Italia risulta assolutamente sconcertante. Il numero delle retribuzioni in quiescenza ha superato quello degli attualmente occupati, 22,77 milioni le persone con impiego, 22,78 milioni al gennaio del 2019 le pensioni erogate nel nostro paese. A sostenerlo uno studio di CGIA, Associazione Artigiani di Mestre, terraferma veneziana, che guarda all'immediato futuro, quando non sarà più assolutamente garantita la sostenibilità della spesa previdenziale, che oggi supera i 293 miliardi all'anno, pari ad oltre il 16,5% del PIL. L'analisi conclude che senza neonati e con un'età media della popolazione sempre più elevata, la società non potrà che essere meno dinamica ed innovativa, con un livello ed una qualità dei consumi in inevitabile declino. Domanda ed offerta di lavoro, questione cruciale in ambito economico, diventa così sempre più critica, come sottolinea il segretario CGIA Renato Mason. Scollamento tra mondo della scuola e del lavoro e difficoltà di reperimento da parte degli imprenditori di figure specializzate che gli italiani non vogliono più impegnarsi a diventare sono le coordinate di un quadro che a livello nazionale vedono l'area del centro-sud sempre più penalizzata, considerando le difficoltà in cui già versano i territori maggiormente evoluti del nord, dove per esempio la questione invecchiamento pone il Friuli Venezia Giulia al secondo posto dietro la Liguria, con Trieste quarta a livello provinciale, anche se in termini di gioventù Bolzano primeggia nella graduatoria complessiva dei capoluoghi di provincia. Luci e ombre, aggiunge l'analisi, che interessano ormai tutto il mondo, come Giappone e Germania dimostrano, anche se i cosiddetti paesi emergenti, ovvero India e Cina, possono invece contare su una ben più nutrita rappresentanza di soggetti tra i 30 e i 55 anni, che favorisce il mercato del lavoro. La conclusione è una riflessione sulle politiche familiari. Lo Stato garantisca a chi fa figli condizioni vantaggiose, dove uno, due, tre rappresentanti di ultima generazione non diventino un aggravio, ma una risorsa per il nucleo in sé e, nella immediata prospettiva, per la società nel suo insieme, a partire da agevolazioni nelle tariffe degli asili nido, fino all'alimentazione, all'abbigliamento e alle spese scolastiche, per non sentire più giovani coppie oggi esprimere ragionamenti del tipo: come facciamo ad avere una famiglia allargata con quello che ci costerebbe? Una società evoluta, crediamo, si misura proprio a partire da questi termini.